Ciao, ciao a tutti, io sono il proprietario di Bigallo Harmonicas. L'armonica che voglio farvi vedere oggi è una cromatica. È un'armonica di livello decisamente elevato, decisamente alto, un'armonica progettata, costruita e realizzata sostanzialmente per un utilizzo professionale, un'armonica che poco ha a che vedere con altre armoniche cromatiche, per quanto belle, ma magari costruite in modo un attimino, diciamo, più un attimino meno raffinato, più grezzo, insomma. Poi c'è da dire una cosa: quando un'armonica cromatica viene costruita per il blues, ci sta che venga costruita con ance grosse, suono grosso e registro magari anche un pelo duro. Quando un'armonica come quella di cui stiamo parlando viene costruita per il jazz, allora bisogna porre più attenzioni alla costruzione, bisogna porre più attenzioni ai materiali usati, bisogna fare un qualcosa di estremamente preciso, estremamente pulito, estremamente comodo, ergonomico e veloce. In questo devo dire la casa nipponica Suzuki è assolutamente maestra. L'armonica che vi faccio vedere oggi è una signature, ovvero un'armonica che è stata costruita e progettata insieme all'artista, ovviamente jazz, da cui prende il nome, ovvero Grégoire Marais. Io adesso non so bene il francese, Marais sono sicuro che si dica così, Grégoire, boh, non lo so bene. Conosco però l'elemento, se voi, vabbè, è molto famoso, se voi non lo conoscete andate magari su YouTube a guardarvi un paio di video. È una persona che ha suonato con uno dei miei idoli, ovvero Marcus Miller, ha suonato con Toots Thielemans, ha suonato con un sacco di gente. È veramente diciamo, è un esponente della nuova ondata di jazz di questi tempi. Allora, la Suzuki ha fatto due armoniche signature per questa persona, per Grégoire Marais. Una è la cosiddetta la Black One, ovvero quella con le cover in metallo. E l'altra è la W, la G48W, che è quella che vi faccio vedere oggi, che ha le cover in palissandro selezionato, quindi in legno, cosa piuttosto strana per un'armonica e soprattutto per un'armonica cromatica. Questa è la prima armonica cromatica nel mondo che viene costruita in modo, diciamo, massivo, non artigianale, non liuteristico, con le cover in legno. Vabbè, bando alle ciance, questo è il mostro di cui stiamo parlando. Ovviamente, come sapete, non rende i colori di questa webcam non rendono dignità alla bellezza di questa armonica, perché questa webcam fa cagare, invece questa armonica è stupenda. A parte che ha questa roba nei buchi, nei fori nel registro che mi fa sempre sbarellare tantissimo, ma a parte quello che sono stronzate mie, come vi dicevo, ho tra le mani una Grégoire Marais della Suzuki, un'armonica di altissimo livello. Non la posso suonare per due motivi. Uno, io non so suonare la cromatica, lo so suonare pochissimo, so fare due o tre passaggi in terza posizione, sarei abbastanza ridicolo se la suonassi. Due, non è mia, questa qua è un'armonica esclusivamente in vendita. Come sapete, come ho già detto altre volte, qualsiasi negozio di musica che venda armoniche utilizzate da qualsiasi altra persona fa una cazzata, le armoniche non si suonano mai se poi le si deve vendere. Comunque sia, a parte questa cazziatina, non potrò suonarvela. Potete ascoltarla comunque sicuramente in giro su YouTube. Ci sono armonicisti cromatici ben più bravi di me che la provano e che in qualche modo fanno una recensione. Quello che posso dirvi senza suonarla è un profilo, farvi notare il profilo, voilà. È estremamente ergonomico e veloce. Vedete? Il fatto che abbia, vabbè, dov'è qua? Si legge 12 fori, ok? Il registro è un qualcosa di estremamente veloce e reattivo. Questa armonica ha come peculiarità principale, come vi dicevo prima, il fatto di avere le cover sia sopra sia sotto in palissandro selezionato. Questo non è stato fatto perché Grégoire Marais fosse un invasato di palissandro, è stato fatto perché un'armonica con le cover in palissandro selezionato va incontro alla ricerca tonale di questo armonicista. Questo armonicista, quando si è rivolto a Suzuki,
ha detto, ragazzi, ho bisogno di un'armonica che abbia dei un suono, lui è fissato con quello che lui definisce dark sound, che semplicemente è tradotto suono scuro, no, suono molto cupo. Un'armonica che sia carica di bassi, che abbia un suono estremamente potente ed elegante, e quindi qual miglior modo sostanzialmente per ottenere questo suono se non inserire delle cover in legno, in questo caso appunto di palissandro selezionato. Quindi riassumendo, questa meraviglia della Suzuki è la Gregoire Marella G48W, cover in legno in palissandro selezionato, assolutamente una forma e un'imboccatura incredibilmente ergonomiche, una velocità e una risposta del registro assolute, ance velocissime. Un suono molto elegante e quindi un'armonica che, concludendo, ripeto, non posso suonarla qua, ma andatevela a sentire in giro, o suonata dallo stesso Gregoire Marais oppure suonata da chi la proverà su YouTube, un'armonica che si sposa benissimo con coloro che suonano jazz o altre forme, se vogliamo, più non diciamo termini che possano essere in qualche modo fraintesi, però diciamo più forme più elaborate, linguaggi più elaborati di quello del blues. Nulla togliere ovviamente al blues, io adoro il blues, a dirla tutta, jazz nemmeno mi piace più di tanto, non tutto se non altro. Però ecco, armoniche costruite in questo modo sono armoniche che sono state create per professionisti, sono state create per professionisti che, fatemelo dire, non hanno paura di spendere un po' di soldi per avere un grande strumento a casa, e sono armoniche che, una volta suonate, vi fanno innamorare del loro suono. Io ho già venduto delle Gregoire Marais, sia questa qua, cioè la G48W, quindi sia queste con cover in legno, sia quelle con cover in metallo, tutte le persone che le hanno comprate mi hanno poi riscritto sottolineando quello che vi sto dicendo adesso, cioè un'armonica totalmente al di fuori dei canoni comuni dell'armonica, un'armonica di livello assoluto. Questo è quanto, fate un salto su bigalarmonicas.com, che è il mio negozio, vabbè, sarà scritto qua da qualche parte, l'avrò messo in sovraimpressione. Suzuki G48W, signature del grande Gregoire Marais. Statemi bene, alla prossima, ciao ciao!